Irene? Pronto? Ci sei? Eccomi. Perfetto. Non vi vedo. Non ci vedi? No, non ancora. Vabbè, magari è il mio computer che ci mette un po'. Sì, anche noi non ti vediamo, però ti sentiamo. Questo ci rincuora. Questo è l'importante. Questo è l'importante. Allora, per tutti coloro che ci seguono, anche se oggi abbiamo un problema di banda terrificante, con poi aggravato dal maltempo, e comunque sia la registrazione di questo spazio sta venendo bene, e quindi riproporremo sul sito appunto quanto abbiamo registrato con le chiamate Skype. Volevo appunto quindi presentarvi un attimo Irene Testa. Irene Testa è un dirigente radicale, leggo appunto dal suo in qualche modo curriculum, o meglio la presentazione che si può trovare online, consulente parlamentare in Senato, responsabile dell'ufficio legislativo dell'ADUC, segretario dell'associazione Detenuto Ignoto, membro di radicazione di Radicali Italiani, coordinatrice carceri di Radicali Italiani e anche giornalista, quindi insomma abbastanza impegnata. Impegnata anche, anche in un gruppo di lavoro in casa, diciamo, radicale, per la realizzazione, ecco adesso Irene ti vediamo perfettamente, un gruppo di lavoro per la realizzazione di un evento che è appunto la seconda marcia della, la seconda marcia della pace, se non sbaglio, si chiama Seconda Marcia per la Giustizia, l'Amnistia e la Libertà, che si dovrebbe tenere il 25 aprile. Ancora la modalità effettiva sullo svolgimento della marcia stessa è in via di definizione, se non sbaglio, Irene. Sì, certo, diciamo che allora, intanto ci stiamo lavorando da insomma da circa 2 settimane. Inizialmente la marcia era si sarebbe dovuta tenere insomma il giorno di Pasqua, ma per questioni insomma legate ai permessi che inizialmente c'erano stati negati dalla questura dalla questura, o meglio dal comune di Roma, si è deciso infine di rinviarla al 25 aprile. Ancora diciamo siamo in attesa di un'autorizzazione ufficiale, perché a quanto pare per il 25 aprile ci sono da questo punto di vista alcuni problemi, non tanto per far sì che l'evento si compia, quanto per l'eventuale tragitto o percorso che questa marcia dovrebbe compiere. E quindi diciamo che nelle prossime ore sapremo con certezza dove e come il sindaco Alemanno deciderà appunto di farci manifestare, visto e considerato che purtroppo a Roma, se non con certe modalità, non si può più manifestare. Sì, diciamo, ricordiamo, insomma, questo lo posso dire da romano, che c'è stato, per quanto riguarda le manifestazioni, i cortei e così via, c'è stata un po' una stretta da parte delle amministrazioni a seguito degli incidenti che ci sono stati nell'ottobre scorso, se non sbaglio, a Roma, che insomma in alcune zone di Roma la città fu messa in qualche modo a ferro e fuoco, e da allora appunto ci sono state delle ristrettezze, diciamo un irrigidimento da parte dell'amministrazione per quanto riguarda le manifestazioni itineranti. Abbiamo peraltro anche assistito a alcune manifestazioni in cui addirittura la manifestazione per la libertà dei popoli oppressi l'estate scorsa, se non vado errato, non l'estate scorsa, adesso non ricordo bene quando, se a novembre o a dicembre, insomma veramente era un mini corteo all'interno della piazza, perché non si poteva fare altrimenti. Non ci ha permesso di fare nulla di itinerante. Comunque sia, l'evento è comunque sia importante e si realizzerà in qualche modo, e volevo prendere in esame appunto alcune cose importanti. Inizialmente, intanto, parliamo di quali sono i promotori di questo evento. Guarda, allora, innanzitutto diciamo che i promotori sono ad oggi tantissimi, nel senso che hanno superato la quota di 500 promotori. Per promotori ovviamente intendiamo
come dire, personalità, nomi di spicco che in qualche modo diciamo, hanno lasciato la loro adesione e il preannuncio di partecipazione alla marcia. Da questo punto di vista diciamo che la lista è veramente ricca e come dire, soprattutto tocca quasi ogni settore, no, della vita che va dalle associazioni del mondo carcerario, ma anche per dire fino ad arrivare a Legambiente, a organizzazioni umanitarie di vario genere, o per esempio un fatto insomma dal mio punto di vista molto importante è l'adesione di numerosissimi cappellani delle carceri, ma non solo cappellani, ma anche alcuni preti, frati e persino una suora che parteciperanno a questa marcia. Sono ad oggi più di 21 i religiosi che hanno come dire, sottoscritto la loro partecipazione e quest'anno in questa marcia godrà anche dell'appoggio dei vescovi della Basilicata grazie al nostro compagno Maurizio Bolognetti che appunto nella sua regione è riuscito a coinvolgere diciamo, anche questo tipo di personalità che certamente voglio dire anche e soprattutto per un tema di questo tipo è doveroso da parte loro scendere in qualche modo in campo, no? Anche se poi chiaramente quello che noi chiediamo non è un provvedimento di clemenza, un provvedimento di pietas, ma un provvedimento di appunto amnistia, quindi un provvedimento costituzionale, una questione di diritto, cioè prevista per legge, ma comunque il fine, voglio dire, ci accomuna a tutti, quindi però tra queste personalità abbiamo per esempio anche tanti sindaci, il sindaco della città di Milano Giuliano Pisapia, il sindaco Zanonato di Padova, ci sono per esempio quasi tutti i garanti dei diritti dei detenuti che hanno preannunciato la loro partecipazione, ci sono i sindacati come la CGIL, l'UGL, il segretario aggiunto della CISL, però per esempio abbiamo anche l'adesione di personalità come Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, insomma sono veramente tanti gli avvocati che aderiscono quasi quotidianamente a questa insomma, a questo evento. Oltre appunto agli operatori carcerari, quindi i direttori penitenziari, medici penitenziari dello stesso Re di Francesco Ceraudo, insomma che è anche il direttore del Centro Regionale per la Salute in Toscana. Quindi è addirittura poi anche il settore del giornalismo, insomma non solo giornalisti come Giuliano Ferrara, ma anche alcuni giornali, quindi appunto Il Foglio, Il Manifesto, gli altri, e ad esempio TGCom 24 che hanno garantito una copertura, una partecipazione come sostegno diciamo, dei propri giornali fino al giorno della marcia. Diciamo che escluse queste testate che insomma in qualche modo cercano di contribuire a far uscire fuori la notizia, perché è di notizia importante poi alla fine si tratta, perché è comunque come dire, l'opportunità per molte persone e quindi non soltanto per noi come Partito Radicale di poter usare questa giornata per convincere dell'esigenza e dell'importanza di un provvedimento di amnistia, però purtroppo i mezzi di comunicazione su questo fronte non, come sempre non ci aiutano, quando si parla e per quel poco che se ne parla si parla appunto di inciviltà carceraria, si fanno sì vedere alcuni video che riprendono le brutture delle strutture, però ecco tutto
rimane là, non si fa un dibattito serio, non ci sono trasmissioni di approfondimento dove insomma possano scaturire dei confronti interessanti e quindi anche mettere in discussione proprio questo provvedimento, perché può essere che qualcuno abbia anche delle idee geniali diverse e ci sappia far cambiare idea su questo tema, cioè su questo provvedimento. Noi siamo convinti che questa è la soluzione, ma non solo sul fronte carcere, chiaramente anche sul fronte giustizia, perché poi è chiaro che il carcere è soltanto, come tu ben sai, come spesso dice Marco Pannella, l'appendice del malfunzionamento della giustizia. Quindi interviene su il pregresso che c'è nei tribunali per quanto riguarda i 10 milioni di processi pendenti. È chiaro che poi non si riesce a intervenire neanche su tutto l'aspetto carcerario, quindi su quel 42% di popolazione che attende un giudizio in carcere, e sappiamo che la metà di queste persone spesso poi viene riconosciuta innocente. Tra l'altro, proprio ieri la Corte europea dei diritti dell'uomo per l'ennesima volta ha ripreso l'Italia, stabilendo appunto che il nostro paese è l'ultimo tra i paesi in Europa per le sentenze, quindi un'ulteriore condanna, perché il nostro paese è il paese che ha appunto un carico di processi pendenti più elevato, che mi pare ammonti a 2.520 all'incirca sentenze di condanna sono a carico dell'Italia. Addirittura ci ritroviamo persino dopo la Turchia, la Russia e l'Ucraina, perché il Consiglio d'Europa non ha soltanto tenuto conto dei 40 paesi, dei 47 paesi, cioè tra i 47 paesi ha incluso anche la Turchia e questi altri qua. Per cui noi siamo veramente il paese che ha come dire, il massimo di condanne proprio per la lungaggine dei processi e per il malfunzionamento della giustizia, insomma. Sì, Pannella infatti utilizza spesso questa metafora dell'appendice. Utilizzo, diciamo, sono più propensa a chiamarlo distillato. Il carcere sono il distillato della nostra giustizia, che purtroppo è soltanto repressione e quasi mai prevenzione. E si distilla tutto in questo calderone dove le carceri, dove ci va di tutto e purtroppo si entra con un tasso diciamo, di delinquenza e si esce sicuramente peggiorati, nonostante per secondo la Costituzione dovrebbe servire a riabilitare. Volevo renderti partecipe di un altro mio, diciamo, piccolo pensiero scaturito appunto dallo scorrere appunto sul sito del Radical Party della lista appunto delle adesioni. Nel tempo l'attenzione dei radicali a questa vicenda carceraria all'inizio era vista un po' con diffidenza anche dalle guardie carcerarie, poi le guardie carcerarie capirono che stavamo anche dalla loro parte. Lo stesso accadde per i direttori delle carceri, poi i direttori delle carceri capirono che in realtà stavamo anche dalla loro parte, e così via, fino a che appunto oggi vedo sul sito di radicalparty.it, addirittura, sì, radicalparty.org, volevo dire, addirittura la partecipazione tra l'adesione di Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Corte Suprema di Cassazione. Quindi praticamente c'è una consapevolezza che pian piano matura all'interno anche di ambienti che erano sempre un po' più distanti da questa sensibilità. Beh, allora, diciamo che per quanto riguarda polizia penitenziaria, direttori e quindi la comunità penitenziaria, è già da tempo che noi insieme a loro facciamo appunto un lavoro comune. Proprio perché è vero, stanno male i detenuti, non hanno appunto, non vengono garantiti i diritti dei detenuti, ma non vengono garantiti neppure i diritti di chi ci lavora in carcere. Quindi, appunto, sappiamo bene
perché non sono solo i detenuti a togliersi la vita, ma pure gli agenti di polizia penitenziaria costretti. 80-10 anni, se non sbaglio. Chiaro, sì, all'incirca questo è il numero, costretti a lavorare in condizioni veramente dove chiunque avrebbe avuto il disgusto in un certo qual modo, ma pure chi veramente sente che lo fa, voglio dire, per spirito di volontariato, lavorare in quegli ambienti diventa una cosa angosciante, quasi terrificante delle volte, che comunque entri là dentro e ne esci con un senso di mortificazione interiore. A me capita spesso, quando vado in carcere, di provarle queste sensazioni, quindi ci vado per alcune ore, non la vivo, provo a immaginare però chi invece vive tutti i giorni questa situazione, quindi a dover agire senza mezzi, senza soldi, nelle brutture delle strutture, vedere la gente che si ammazza, che ti piange addosso, perché poi queste persone, cioè parlo dei detenuti, sono veramente nella maggior parte dei casi, cioè la cosa paradossale è che queste sono persone che hanno sbagliato e che magari ovviamente poi noi ci ritroviamo a dire: sono però dei poveri cristi, dei disgraziati, dei poveracci, perché è così. Tu giri le celle e ti ritrovi persone che cadono dai letti e si spaccano la testa, persone che patiscono il freddo perché non hanno gli abiti, immigrati che rimangono mesi, mesi e mesi, a volte pure anni, prima di poter avvertire la famiglia del fatto che sono in galera, solo perché non hanno un centesimo per poter fare le telefonate. Insomma, ci sono veramente delle situazioni che in un paese come il nostro non dovrebbero esserci, perché comunque, cioè voglio dire, ci sciacquiamo soprattutto i nostri governanti e le nostre istituzioni tutti i giorni la bocca su quello che dovrebbe essere il grado di civiltà del nostro paese. Se andiamo a vedere le nostre carceri, cioè, non c'è neanche da lontano riesce a intravedere un minimo di civiltà. Ma tu dicevi anche l'adesione di Posimato, che io ho sentito personalmente anche durante i giorni scorsi, proprio per chiedere l'adesione a questa marcia, e lui era assolutamente favorevolissimo, nel senso che sostiene anche lui che l'unico provvedimento essenziale per risolvere la situazione è proprio quello di un'amnistia e di un indulto. Ma io sono anche convinta che sono anche tanti altri i magistrati, ma anche i presidenti, per esempio, della Corte Costituzionale, che non so quanto troveranno il coraggio di manifestarsi o manifestare la loro posizione su questo tema, ma sono convintissima che in realtà la pensano esattamente come noi, perché basta andare a leggersi le relazioni in apertura dell'anno giudiziario, ma di quest'anno, ma pure a ritroso degli anni precedenti, e quello che loro lamentano sono esattamente le stesse cose che lamentiamo noi: che la nostra giustizia così non funziona, che ci vorrebbe un cambio radicale proprio del sistema della giustizia, che andrebbe riformata sotto tanti punti di vista. Ma come la riformi questa giustizia, voglio dire, se non si azzera in qualche modo questo carico immenso di processi, come puoi migliorarla? Quindi io credo davvero che continua a far paura soltanto questo termine, questo provvedimento amnistia, perché, come disse lo stesso Presidente della Repubblica, i partiti non devono nascondersi dietro il problema della sicurezza. Questo Napolitano lo disse in merito al convegno che si fece nel mese di luglio al Senato, no? Organizzato poi da noi. Ricordiamo Napolitano, che era tra i promotori della prima marcia, se non sbaglio, nel 2005. Bravissimo. Quindi proprio Napolitano parlò ai partiti, disse ai partiti: insomma, dovete darvi una mossa e non nascondervi dietro invece il problema della sicurezza, mentre invece i partiti si nascondono proprio dietro questo problema, no? E questo si sa benissimo, perché è chiaro che anche poi, soprattutto a distanza di un anno dalle prossime elezioni, trovare il coraggio da parte di alcuni partiti per poter approvare un provvedimento di questo tipo, certamente è difficile, ma perlomeno quello che noi chiediamo, almeno si riesca a fare un dibattito serio su questo tema, cioè in Parlamento non si è mai fatto,
Si era fatto a luglio, avevamo raccolto le firme per una discussione al Senato, per una discussione su questo tema, si è parlato in generale di carcere, l'amnistia è stata toccata così di striscio, ma e soprattutto soltanto dai nostri parlamentari. Alla Camera, per diritto, doveva essere convocata anche la Camera una volta raccolte le firme al Senato, invece c'è stato il risposto che non è così, che questa convocazione non è automatica. Quindi, insomma, io credo che l'appuntamento del 25 sicuramente può essere una cosa importante, anche per poter capire dopo come proseguire e che cosa poter appunto continuare a chiedere alla politica. Sì, Sirene, tu infatti parlavi dei partiti e io riflettevo sui partiti che sostengono il governo. Sarebbe bello sapere con i sondaggi se i cittadini gradiscono più le imposizioni fiscali, la riforma del lavoro o un'amnistia, perché per il certo tipo di provvedimenti il coraggio di sostenere il governo si trova, per altri provvedimenti che riguarderebbero e che vorrebbero dire il ristabilimento del rispetto dei diritti umani non si trovano. Peraltro, dimmi. Sì, hai ragione. Guarda, io ti dico però una cosa, cioè secondo me il fatto, ritorniamo a quello che dicevamo prima, il fatto che il cittadino non è informato, quindi il cittadino non sa quanto costa la giustizia in Italia, no? Cioè il cittadino italiano sa che a grandi linee tutti sanno che i processi durano moltissimo, no? Le cause civili 7 anni, quelle penali 4 anni. Che questi 6 milioni di processi civili in Italia costano 96 miliardi di euro in termini di mancata ricchezza. Ora, non è che tutti i cittadini conoscono le cifre, no? Quindi non ci danno la possibilità di dirle, cioè se il costo annuo della giustizia in Italia supera i 4 miliardi l'anno e in Francia è di 3 milioni e in Spagna è di 2 milioni e in Olanda è di 1,5 milioni, ma chiaramente vuol dire che c'è qualcosa che nel nostro sistema non va, no? Senz'altro. Quindi poi cioè, anche i dati di Confindustria, della Banca Mondiale, che sono stati recentemente anche divulgati, eccetera, ma anche nell'anno giudiziario più volte, a più riprese, sono stati tirati fuori questi dati, e ci dimostrano come smaltire tutta questa enorme mole di pratiche, quindi dei processi pendenti, frutterebbe alla nostra economia circa 4,9% del prodotto interno lordo, no? Cioè, voglio dire, questa è una cosa importantissima, quindi che al cittadino interessa, non è che non interessa, ma non glielo si fa sapere, non gli si fa sapere che il costo del sistema carcerario costa quasi 4 miliardi l'anno, per dire, e quelle persone stanno in cella dalla mattina alla sera, sdraiate in branda, nell'ozio più totale, a pensare a qual è il modo migliore per togliersi la vita, perché ormai molti detenuti, cioè l'obiettivo che si pongono è quello di pensare a come levarsi la vita, perché questo lo puoi vedere benissimo dal fatto che si ammazzano con il laccio della tuta, con il laccio della scarpa, quando non trovano a disposizione un lenzuolo o che sa che. Quindi voglio dire, cioè, questa è una cosa che al cittadino italiano sicuramente, se spiegata bene, io sono sicura che sarebbe in grado perfettamente di capirlo e di capirne anche l'importanza di un provvedimento di questo tipo, no? Certamente, no, ma poi io volevo un attimino tornare sul dato costituzionale. In un momento in cui si parla di riforma della Costituzione materiale senza mai essersi occupati di applicare la Costituzione formale, insomma il dettato è chiaro, il carcere dovrebbe servire per riabilitare e per recuperare. Io non penso sia peregrina l'idea di considerare il carcere come welfare. Cioè è un servizio che in qualche modo, come la sanità, è in qualche modo di recupero attraverso il reinserimento sociale, il lavoro, in qualche modo di persone che hanno condotto una vita dannosa per la collettività. È tutto quanto completamente negato nei fatti e si pensa a modificare la Costituzione senza aver mai applicato quella che già abbiamo. E Irene, io ti ringrazio molto della tua partecipazione, della tua gentilezza nel partecipare e nel darci appunto queste informazioni. Ti chiediamo di darci un aggiornamento sull'evento quando sarà definitivo le modalità,
vi chiediamo anche di insomma in qualche modo essere inseriti come associazione tra i sostenitori di questo evento. I Liberi.tv è un'associazione, quindi ovviamente siamo vicini e sensibili a questa vicenda e ovviamente sulla situazione carceraria siamo sempre pronti e disponibili a dare aggiornamenti. Ti ringraziamo ancora. Grazie a te Gianni, grazie. Grazie, alla prossima. Ciao, linea alla regia. Ciao. Ciao.